Lo stesso esperimento che abbiamo appena visto lo possiamo fare in una versione leggermente variata, utilizzando anziché il nucleo d'acciaio messo in verticale, utilizzando questo nucleo d'acciaio a forma di U. Vediamo qua. E questo nucleo d'acciaio guiderà le linee del campo induzione magnetica dal primario al secondario. Ho anche però invertito i fili qua, i collegamenti, perché adesso a me serve che il polo nord del primario venga prodotto in basso. Infatti, le linee del campo magnetico verranno prodotte in questo modo qua e quindi percorreranno il nucleo d'acciaio e nel secondario il campo B del primario andrà verso l'alto. Quindi è la stessa situazione di prima con le linee che nel secondario le linee di B vanno in alto in questo modo. Chiudiamo il circuito magnetico in questo modo qua, il circuito magnetico è chiuso e adesso alzando la corrente elettrica e facendola variare si verifica lo stesso fenomeno identico che abbiamo visto prima. Ecco qua che le variazioni quando io aumento la corrente, quando io la corrente non la tocco, allora vediamo di nuovo che non è il campo magnetico a produrre la corrente indotta e la differenza di potenziali, perché in questo momento passa corrente nel primario e quindi il campo magnetico attraversa anche il secondario, però non succede niente. E quando io vario questa corrente, quando io l'aumento, gli aghi vanno a sinistra, quando io lo diminuisco vanno a destra, sinistra, destra, soprattutto se queste variazioni di corrente sono rapide. Aumento, diminuisco, aumento, diminuisco.